non depressione, però come se tutto quello che stessi facendo non aveva più nessun senso. Il lavoro, gli amici, la famiglia, tutto quello che mi girava intorno era diventato un po' tutto un po' assopito. Così Simone, 40 anni, aretino, decide di dare una scossa alla sua vita. Dopo 20 anni in un ufficio, si licenzia con uno zaino, va a scoprire il mondo senza mai prendere un volo. 5 continenti, 730 giorni di viaggio, 100.000 chilometri percorsi con mezzi di fortuna, alcuni comprati e poi rivenduti durante il viaggio. Ho usato tantissimo il couchsurfing, quindi dormire in casa della gente che decideva di ospitarmi, tenda, pullman, tantissimi. Approfittavo dei viaggi notturni per risparmiare sui prezzi dell'ostelli, letteralmente un giro del mondo, perché io sono partito dall'Italia, ho fatto il giro e sono tornato dall'altra parte. Seguito da parenti, amici e migliaia di fan, attraverso il suo blog riesce anche a raccogliere fondi per associazioni che già conosceva. Orfanotrofi, dove dovrò andare a stare con loro e vedere quello che manca, comprarlo direttamente senza far passare i soldi da un'associazione a un'altra. Le raccolte che hanno organizzato e mi fanno capire che in qualche modo non è che ha pensato solo a se stesso, ecco. Non volendolo, però alla fine sì, mi sono ritrovato e ho trovato anche posti in cui mi piacerebbe vivere. E uno di questi, che è quello dove vorrei ritornare a fine anno, è la Colombia. Ho conosciuto una ragazza di Bogotà che arriva ora a fine maggio, qui in Italia. Ha 3 mesi di visto e poi comunque deve uscire dai paesi della Comunità Europea. Quindi l'idea è di tornare là e aprire un ostello.